4 anni fa, nel parcheggio dell'ospedale Valvibrata di Sant'Omero, venne uccisa a coltellate Esther Pasqualoni, l'oncologa amata dai suoi pazienti. Il suo assassino, Enrico Di Luca, morì suicida nelle ore successive al delitto ed il suo corpo venne ritrovato il giorno dopo in un appartamento a Villa Rosa di Martinsicuro. La professionista a cui venne dedicata un'aiuola impreziosita da un ulivo, questa mattina è stata ricordata con una panchina rossa su cui è adagiato un sudario sporco di sangue, opera dell'artista Francesco Perilli, commissionata dal Lions Club Valvibrata. La panchina rossa è già una simbologia acquisita a livello internazionale e quindi sulla panchina rossa ho inserito un elemento che praticamente è un vestito bianco dismesso e ferito. Ha molteplici significati questo vestito bianco, è una testimonianza, un sudario, una violenza fatta che è rappresentata dal colore bianco, come il camice che utilizzava per il lavoro nobile la signora purtroppo che ci ha lasciato. Oggi si scopre un'importante installazione. Dopo l'albero di ulivo, segno perenne di pace e di amore, un'altra importante opera va ad arricchire il ricordo di una grande professionista. Sì, un giorno importante per una donna che ha dato tanto alla ASL di Teramo a livello professionale, a livello umano, per le sue doti, per le sue qualità di essere vicino alla gente che si occupava di oncologia, quindi malati che hanno necessità di assistenza, di amore e di, come possiamo dire, di comprensione. Di questo oggi appunto siamo qui per ricordarlo, per far sì, dobbiamo mettere un segno biliare affinché non si abbia più violenza nei confronti delle donne. Questa panchina, che contiene un'installazione artistica del maestro Perilli, ricorda due cose: la tragica fine di Esther e un secondo messaggio, no alla violenza contro le donne, un messaggio forte e chiaro che chiunque passerà da questo luogo avrà modo di meditare su queste due cose. Lei concepiva il suo lavoro che non era in effetti vissuto come un lavoro. Lei fin da quando ha intrapreso gli studi di medicina l'ha vissuta come una missione, è stata per lei sempre stata una missione. Si faceva in quattro per gli altri, in tutti i modi, a tutte le ore. Purtroppo ha avuto anche pietà del proprio assassino, perché questa è stata la verità. Ha avuto riguardi anche nei confronti di quella persona che le ha portato via la vita.